Però quindi alla Yale morirono tutte queste gente, perché appena passò l'americana, appena tutti fuori, e dal cavaticcioli, da boschi, ho sempre sentito dire, se è stata una cosa dei tedeschi, una bomba che si fece il macello, se uno stava dentro succedeva a noi. Se era malvento fermi, perché c'era diciamo resistenza dalla parte di Crespina, ecco, c'era un'autoblinda con mortai a distanza della mia moglie, c'era dei gruppetti, c'erano compagnie, c'era credo 170-180 soldati. Gli erano sulla sedia, con la sedia sì, con le spalle all'aria, da cavaticciola, un colpo di mortaio, proprio in centro, furono 17 morti. Io e altri, tutti piani di terra, e senza respiro, perché lo spostamento d'aria non respiri più. Ma non furono 17 morti, 17 persone trucidate, i pezzi, la carne a brandelli, uno prendeva pezzi più grossi, poi pezzi più piccini, ci fu buttata la benzina e mette fuoco, e fu tappato tutto. Ma dove fa festa alla mediana? Ci fu la festa, vai. Ma poi vennero anche dopo tanto tempo e ci trovarono anche dopo 30 anni, ma ci trovarono sempre una scarpa col piede sempre dentro, c'era sempre l'ossa dei piedi dentro. Poi trovarono una medaglietta che, di riconoscimento, che era della divisione Toro, era questa. Finché si scherza, ma le guerre sono guerre. Ma guardate le guerre.